Dal dramma senza tempo della Traviata allo scanzonato e colto Elisir d'amore fino allo struggimento del tango, il teatro marruccino, oltre ai bilanci in attivo, fa altri miracoli portando in scena gli impegnativi allestimenti operistici. I costi della lirica, si sa, sono difficili da sostenere. La strada però è quella giusta, premiata dal pubblico, se in scena va anche la qualità. Come questa Maria di Buenos Aires, considerata da molti il lavoro più importante di Astor Piazzolla. Da non perdere oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre alle 17:30. Noi vi proponiamo alcune immagini realizzate ieri durante la prova generale. La musica di Piazzolla, tradizionale e allo stesso tempo d'avanguardia, usa il linguaggio rivoluzionario del nuovo tango, dissonante e graffiato, con momenti di struggimento ipnotico cui il compositore argentino deve la sua giusta fama. Maria de Buenos Aires regala allo spettatore quella malia tipicamente sudamericana che nasce dall'incontro o scontro tra la dimensione sensuale, fisica e carnale e l'anima, spirituale, mistica, visionaria. Il risultato è una produzione elegante e raffinata, intensa e corale, punteggiata dai bellissimi costumi che amplificano la croce, vera o immaginaria, narrata sulla scena dagli straordinari ballerini della MM Contemporary Dance e dalla Maria di Martina Belli con il Payador Ruben Peloni e El Duende Daniel Bonilla Torres. Il libretto, firmato da Horacio Ferrer, scrive una storia surreale e visionaria. L'orchestra Arcangelo Corelli ne restituisce integro tutto il sapore. Lo spunto è la leggenda metropolitana che narra la triste vicenda di Maria, nata in un sobborgo miserabile di Buenos Aires. Poco più che adolescente, viene ammaliata dal suono del bandoneon e finisce in un gorgo in cui viene violentata, picchiata e infine uccisa, ma non ancora libera, anzi condannata a rinascere ogni notte dalla sua stessa ombra perché ricominci da vergine la terribile giostra. Il bandoneon di Davide Vendramin restituisce l'essenza musicale dell'Argentina dei postriboli, quella di un tempo, o delle milonghe di oggi. La scena è occupata da una grande gabbia di tubi innocenti, come se la città immaginaria fosse sostenuta e allo stesso tempo imprigionata all'interno di questi spazi. Il racconto è il martirio della donna, della giustizia, dell'umanità tutta. Maria è la donna, Maria è tutte le donne che portano la croce, come Gesù. Ultimo lavoro della produzione operistica proposta dal Marruccino, questa Maria di Buenos Aires è diretta da Jacopo Rivani, la regia è di Carlos Branca, costumi Carla Mellini, scenografia Carlos Branca e Giulio Scutellari, coreografia Michele Merola.